Una sofferenza che non può non rimanere impressa nelle nostre menti, nei nostri occhi. È chiaro che è un ricordo ancora fresco e vivo, ma si tratta di un evento di un impatto così devastante che credo che resterà nella storia di questo territorio. Dal punto di vista commerciale, economico, sociale, Cantiano, ecco, dopo un anno ha fatto un miracolo, ecco, non era scontato che andasse così, a tanti che hanno investito, che hanno creduto sul futuro del paese, ora però il pubblico deve fare la sua parte, deve affiancare a un investimento privato il ristoro pubblico e soprattutto vanno accelerate quelle opere di messa in sicurezza del paese, in un progetto organico e coordinato di ripristino delle infrastrutture che possano far sì che fenomeni come questo non creino gli stessi danni che hanno creato settembre scorso.